Stroncato da un malore a soli 55 anni, è morto le scorse ore Gianluca, figlio del mitico indimenticato Vasco Tagliavini, ex calciatore dell'Inter negli anni 60 e poi allenatore di diverse squadre, deceduto nel 2019. Gianluca aveva cercato di diventare calciatore, seguendo le orme del padre, nelle giovanili della Reggiana. Poi però la sua vita ha incontrato tanti problemi. L'uomo è stato trovato senza vita venerdì pomeriggio a Villa Bagno, dopo essere stato colto da un infarto in un locale di via Cartesio.